Si apre al Teatro della Pergola un periodo di 2 settimane interamente dedicate all'opera di Molière. Comincia questo viaggio uno dei testi più interessanti del commediografo francese, uno di quelli che più affronta con l'occhio della satira il tempo che viveva, le intellettuali. A proporcelo uno dei nomi nuovi del teatro italiano, Arturo Cirillo. Gli intellettuali è uno dei testi più particolari della produzione di Molière, nel senso è uno di quelli che più in profondità affronta con una visione satirica anche la società che circondava Molière all'epoca in cui il testo fu scritto. Ecco, con che spirito è stato affrontato oggi ed è stato eventualmente riallacciato in un allestimento indubbiamente particolare al tempo di oggi? Quello che a me ha molto aiutato è stato indubbiamente la traduzione di Garboli, insomma, che poi fa anche un po' parte di questa vostra piccola retrospettiva dedicata a Molière che fate quest'anno, cioè nel senso che appunto uno degli elementi di congiunzione non è soltanto l'autore ma anche il traduttore, e non mi sembra poi neanche poi così casuale che questa cosa sia avvenuta, un po' forse perché appunto io in quanto allievo di Scecchi, come dire, insomma, ho avuto tempo e modo negli anni di poter conoscere l'opera magnifica di Garboli oltre a quella appunto di Molière, e un po' perché credo che sia oggi nel teatro italiano le traduzioni di Garboli sono sicuramente uno sguardo già critico, insomma, sull'opera di Molière. Sono uno sguardo di chi si è posto seriamente il problema di che cosa vuol dire fare un testo 300 anni, 400 anni dopo. Lui ha fatto tutta una serie di scelte che sono appunto il non attualizzarlo, e quindi per esempio i nomi resteranno quelli, insomma, nomi che magari a noi oggi non dicono nulla, Balthus, Vasius, insomma, gente a noi del tutto ignota, però nello stesso tempo il tutto è detto con una lingua contemporanea. Noi abbiamo, come dire, trovato una serie di strade, insomma, di chiavi d'accesso, insomma, per poter far scattare, come dire, delle intermittenze tra quello che questo testo antico racconta e quelle che possono essere delle nostre sensibilità, e che Garboli stesso poi tra l'altro già un po' evidenziava, appunto, quindi anche questo rapporto sessuale che in fondo sottostà a questo discorso degli intellettuali, questo gioco appunto che tutto in realtà poi è potere, quindi che il piano delle relazioni sentimentali e affettive è puramente, come dire, provvisorio e casuale. C'è altro, e questo altro è che secondo me, come sempre stato, e forse moltissimo in questi anni, il senso della cultura viene molto visto come anche in fondo gioco di poteri, insomma, intellettuali molto vanesi, e non voglio manco fare nome perché tanto, insomma, e poi magari forse mi devo mettere anche in mezzo, voglio dire, cioè nel senso che poi siamo tutti coinvolti in questo gioco, un gioco appunto legato alla televisione, legato appunto alle firme sui giornali, ma poi in realtà secondo me di grandi veri intellettuali io penso che non esistano quasi più, credo. Cosa vorresti? Che io me la tenga al servizio perché mi torturi tutto il giorno le orecchie? Per godermi lo scempio che fa quando apre quella bocca? Con proverbi che tira su dalla pattumiera? Sono freddo io ogni volta che mi tocca parlarle, ma verbe cucità, meglio dimenticarceli. Ti dirò che le perle di minor pregio, quelle ovvie, sono il pleonasmo e la cacofonia. Ma sei brava in cucina. Mia figlia? Sì, tua figlia. Lui dice che è incantato. E ti garantisco io che ha perduto la testa. Ma no, caro, no. Ascoltato, tu non sai proprio niente. È una storia diversa, non è come tu credi. Come? Clitandro gioca a mistificare. Si interessa a un oggetto e lo specchia in un altro. Come? Non è Enrichetta che vuol prendersi moglie? No, e sono più che certo. Ma me l'ha detto lui. Beh sì. Elisa, ma sono qui ufficialmente perché nostro fratello dia consenso alle nozze. Bene. La stessa Enrichetta non la finiva mai di dirmi di far presto. Vuole sposarsi subito. Appunto. Le intellettuali sarà al Teatro della Pergola fino a domenica 4 marzo. La prossima settimana invece spazio a uno degli spettacoli dell'anno per il cast stellare che propone. Il Tartufo, diretto e interpretato da Carlo Cecchi, assieme ad Angelica Ippolito, Licia Maglietta, Iaia Forte e Valerio Binasco, al Teatro della Pergola.